Sai riconoscere un buon colpo da una schifezza inguardabile? In questi video Benny ha tirato una palla perfetta, uno shank e un top. Facci sapere qui sotto nei commenti a quale video corrisponde il risultato finale. Perché? Perché molto spesso noi giocatori pensiamo che i colpi siano figli di swing e quindi di conseguenza un buono swing faccia sempre un buon colpo e un brutto swing faccia sempre un colpo cattivo. Quindi ci immaginiamo che, visti da fuori, quando ci parte il classico flappone siamo un qualcosa di inguardabile, mossi malissimo, mossi molto in maniera molto diversa da come ci muoviamo normalmente. Viceversa invece, quando il colpo viene bene, è lì che ci siamo mossi perfetti, è lì che il nostro chicken wing non c'era più e che il vento, la testa era ferma, il ritmo era perfetto, il braccio steso, tutte le cose più, su cui stiamo lavorando. Pensa che addirittura c'è un modo di dire, specialmente degli inglesi, che quando ti parte un buon colpo dicono good swing. Good swing, è vero. Noi in italiano usiamo, diciamo, il bravo, bravo colpo, bravo, bella. Il problema è che quella roba lì, appena parte il bravo e la palla cade miseramente nel bunker, ci sentiamo. Aspetta che ti venga a strozzare. Invece se ti dico bello swing, bah, bello lo swing, swing era bello, poi la palla è la palla dove è andata, andata. Che in realtà è proprio quello che secondo me vogliono intendere. Sì, sì. Cioè ti sei mosso bene, poi la palla dove va, purtroppo quello non possiamo esserne sicuri neanche una volta che abbiamo fatto un buono swing. Anche perché se no Adam Scott, ok, Tiger, Rory, cioè mettete i più bei swing che ricordate, che conoscete, non dovrebbero mai sbagliare, mai fare una flap, appunto, ma neanche mai fare uno slice o un colpo che va appena lungo al green. Teoricamente non dovrebbe essere nelle loro corde fare lo swing perfetto. Come dall'altra parte, se guardiamo un Jim Furyk, un Edmond Darcy, per parlare di swing un po' più antichi, Litrevino, questi swing un po' particolari, probabilmente non dovrebbero neanche aver iniziato a giocare a golf perché troppo fuori sì, dagli schemi del bello. E invece non funziona così. Assolutamente. Da cosa è causato un brutto colpo? Principalmente è causato o da un impatto sbagliato sulla faccia del bastone o da un bastone che sta arrivando su una linea a livello tridimensionale non corretta per eseguire un colpo dritto verso il bersaglio. Queste due cose qua alla fine vanno a produrre quello che è il colpo sbagliato. Basta che il bastone passi un paio di centimetri più lontani dal corpo rispetto a come siamo partiti ed ecco pronto lo shank. Basta che il bastone passi un paio di centimetri sotto la palla e viene un flappone inguardabile. Sopra la palla ed è top missile. Top capon. Sì, abbiamo un margine di errore che, se ci si pensa, è incredibile che si riesca a far volare la palla. Io spesso ai miei allievi neofiti racconto questa cosa. Alla velocità a cui passa il bastone, un centinaio di chilometri all'ora con un ferro su per giù, tipo questo era un top volontario. Questo era un po' toppino. Eh sì, sto facendo qualche parte. A un centinaio di chilometri all'ora la precisione che dobbiamo avere è come riuscire in autostrada con la mano fuori dal finestrino a riuscire a prendere al volo una farfalla. Anzi, pensavo a dare un 5 a un camionista. Ma però già due mani sono grandi. È vero, è però vero. Il camionista in alto, effettivamente. Prendere un moscerino. Sì, una farfalla, grande più o meno come una pallina. E se ci pensiamo, sì, è vero che la palla è ferma, non è che abbiamo tutto questo margine di tolleranza per poterla colpire. E perché due swing quasi uguali come quelli che ho fatto io poco fa producono dei risultati così tanto diversi? Eh? Perché basta che si vadano a incastrare una serie di piccolissimi errori, micro, uno vicino all'altro, micro errori. Micro movimenti, micro errori. Possono anche solo essere causati da un piccolo problema di ritmo, piuttosto da una rigidità di una parte del corpo rispetto a un'altra, da un lato del corpo rispetto all'altro, o cose simili, e la palla già non viene più colpita bene. E quindi quando sentiamo il nostro amico, stiamo giocando in campo, facciamo il classico toppone, striscione, raso terra, e ci dice: per forza, hai alzato la testa e sei andato a guardare la palla prima di averla colpita. Allora, nei nostri lavori vediamo tantissimi swing, tantissimi giocatori. Lavoriamo con strumenti come il Trackman, che danno fisicamente da dove arriva il bastone, quindi la ripetitività di determinati parametri. Si riescono a vedere i swing nei video. E qua,
e vi assicuriamo che è molto 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 difficile che lo stesso giocatore all'interno di una sessione con tanti colpi, sì, facciamo 50, la classica 50, 100, 50, 100 palle, abbia dei movimenti che si discostino oltre un 0, da quello che è la media del colpo che il giocatore sa fare. Sì, sì, ogni giocatore segue mediamente un proprio pattern di movimenti. Che poi, se ci pensi, è il motivo per cui è così difficile spostare magari un giocatore che fa slice a fargli giocare anche solo dei fade controllati. Sì, sì. Perché se fosse così facile fare colpi tanto variati da uno all'altro, saremmo anche in grado di, a volte, di farli propendere verso dei colpi buoni. Invece mediamente i colpi quelli sono. Purtroppo sì. E quindi questo vuol dire che se io faccio uno swing sbagliato, allora posso produrre un colpo giusto? Sì, si può fare. Il problema sta nelle percentuali, nelle probabilità di riuscire a eseguire il colpo giusto e nelle probabilità di riuscire a eseguirlo con frequenza. Peggio è lo swing e più è vero che un orologio rotto due volte al giorno fa l'ora esatta. No, ok, è una questione di percentuale. Più siamo vicini a dei canoni di giocabilità e più spesso la palla tenderà a volare. Più siamo al limite, più basterà anche solo veramente più che micromovimenti, esatto, a farci andare talmente di quell'attimo fuori da uno swing che già è un po' al limite per far volare la palla, per cui poi a quel punto la palla non decolla, quindi flapponi, top, socket, shank e via discordando. Ed ecco qua il motivo, Gigi, cambi un attimo. Vai. Ecco qui il motivo per cui ogni tanto siete lì in campo, vi state giocando la birretta col vostro compagno di gioco e vedete questo. Eppure questo giocatore qua vi batte con la birretta. Ma quante volte tornano e... Vabbè, adesso che è andato via te lo posso dire. Però, caspita, come ho fatto a perdere da uno che fa uno swing del genere? Tu quante volte l'hai detto con me che faccio schifo? Oppure il... Ma quello con uno swing così come fa a essere 8 di handicap? Esatto. Sì, sicuramente bara. No, sì. No. Chissà che cosa sa fare che gli altri non sanno fare. No, non è Ma così. È vero però. Se vedete un giocatore che gioca meglio del proprio swing, di come si vede lo swing, effettivamente sa fare qualcosa bene. Sa fare le cose utili che servono alla palla per al volare. Al momento giusto magari. Quindi sa far passare il bastone nel posto giusto, alla velocità giusta, girato nella direzione giusta, che sta andando nella direzione corretta. A volte, sai, abbiamo anche fatto già un video, cioè sbagliare dal lato giusto, anche nello swing serve. Sì. Cioè, se io sono un giocatore che faccio un po' fatica a prendere la palla come altezza, ok, di passaggio della testa del bastone, quelli più bravi io li vedo quando vengono a fare fitting, li vedrai tu quando fanno lezione. Mediamente è raro che tirano un flappone, tirano al massimo una palla, quella che vengono definite spizzicate, quella la un pulitella. Po' pulitella o anche un mezzo toppino, perché quello fa molti meno danni di una flappa. E il giocatore all'inizio magari invece non sa controllare quella cosa e sbaglia facendo anche l'errore opposto. E anche solo nel gioco corto, un bravo giocatore nel colpo, nel gioco corto, in un colpo a correre piuttosto fa top, così la, certo, palla ruzzola. La palla ruzzola, ma nel colpo d'approccio alto piuttosto gli passa un po' troppo sotto, perdere un po' di velocità, però magari vola sicura appena appena al bunker, ma non rischia il top missile out, esatto, dietro al green. Esatto. Quindi anche il saper da che parte sbagliare è importante, tanto quanto riuscire a colpire la palla nel posto giusto. Certo. Infatti una delle cose principali che bisogna imparare a fare non è tanto saper fare lo swing giusto, quello sì. Aiuta, cioè, e aiuta più non si poco. Migliora e si riesce a ottimizzare andando verso uno swing più giusto per le proprie caratteristiche e che vada bene per ognuno di noi, quindi customizzato su ognuno di noi, e più eliminiamo un pochino di aleatorietà che già il golf ne ha tanto. Esatto, perché sennò la cosa più importante in realtà è impariamo a far andare il bastone dove vogliamo noi, sì, impariamo a farlo passare all'altezza giusta, con l'angolo di discesa giusto, magari anche facendo delle prove sbagliando apposta. Sì, vero. Questo tu sei maestro, perché lo racconta sempre e vi giuro, io ho visto allievi guardarlo come per dire ma veramente mi stai chiedendo di sbagliare? Cioè veramente tu mi stai insegnando
a sbagliare, forse addirittura quasi prima di imparare a fare lo swing giusto? Ebbene sì, perché se ci pensi, se tu sai e riesci a controllare l'errore, allora sai anche controllare come non farlo. Bravissimo. Se io so far girare la palla sia a destra che a sinistra alla lezione 3, cioè? Quella lì è una skill che mi porterò avanti nel tempo anche dopo 10 anni di sì, gioco. Sì, sì, quando andrò in crisi e inizierò a dire cavolo, però sto facendo tutti i slice eppure lo swing è giusto, certo, mi scatterà in mente quella cosa del però bastava fare questo, la palla girava subito un po' più a sinistra, lo proviamo. Quantomeno esatto, non faccio più slice, magari faccio peggio, però non faccio più slice. Comunque guarda che è incredibile, io credo che in pochissimi, fatecelo sapere qui sotto nei commenti perché è molto interessante e ne discutiamo tutti insieme, è molto difficile che un giocatore riesca a razionalizzare davvero quello che stiamo dicendo, cioè la nostra mente ci porta a pensare che lo swing sia quasi il fine e non il mezzo. È vero. Mentre invece è un mezzo, a noi serve muoverci per far sì che a un certo punto si pigli la palla e la palla vada. Come lo facciamo? Sì, certo, meglio farlo bene che farlo male, ma il nostro must è tirare la palla. Esatto, è meglio saper tirare la palla dove vogliamo noi che fare con un brutto swing. E ho visto tantissimi giocatori dire preferisco tirarne tanti, quindi fare pochi punti per capirci, ma aver fatto un buono swing, essere stato bello da vedere, manco ci fossero le Benny, vai ti faccio paletta. Guarda, aspetta, cioè non sono bello io, però è su quello meno. Noi siamo un po' carenti, io soprattutto, però volevo dire 10, ma forse è meno 10. Però ero bello. Lo swing effettivamente tu lo fai bene, quindi sei stato in grado di fare uno dei colpi più brutti della storia distruggendo il campo. Ho fatto male alla mano. Però facendo uno swing bello, effettivamente bello, cioè in linea e tutto. Semplicemente hai lasciato andare un po' troppo le mani e questo ha generato un angolo di arrivo del bastone che ha fatto una scavata che non si poteva vedere. Però a sto punto era meglio far così. Che, almeno volava. Che sciambola. Ecco, però guarda, questi sono la riprova di come uno swing, ovviamente non da golf, addirittura tirandoci sotto la gamba, abbia fatto quanto? 30%, 25% in meno di quanto ti fa sì, un bastone pieno vero? 90 metri. Ok, contro 120? Okay, 130. Ok, 30%, un terzo più brutto, però dritto. Uno swing perfetto, ma un dischetto flappone, ok? È lì, cioè è poco fuori dall'inquadratura, ve lo giuro. Cioè, la zolla, guardate di quanto devo uscire per prendere la zolla, eh? Cioè, già, c'è la bistecca, rucola e grana? Sì, bistecca, rucola e grana? Ben cotta. Quindi, fateci sapere qui sotto nei commenti, intanto, se avevate azzeccato, perché vi metteremo alla fine i tre risultati. Quindi, qual era il top, qual era lo shank e qual era la palla giusta. Interessante, fatelo questo lavoro perché è simpatico. Se non l'avete ancora fatto, stoppate qui, guardate e fate e date i vostri voti. Ritornate inizio video, guardate quale secondo voi può essere anche il piccolo movimento che ho fatto per produrre per riuscire a produrre un colpo piuttosto che l'altro. Vediamo se lo beccate. E dopo vedrete i risultati e soprattutto fateci sapere se avevate mai pensato che alla fine un bello swing o uno swing brutto da vedere potrebbero generare all'opposto un brutto swing, un bel colpo e un bello swing, un brutto colpo. E quindi adesso tutti in capopratica a tirare delle valanghe di top e shank e ci sta!